Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio de I Condotti EPS per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di visitare il sito internet www.borderlineitalia.com. Come avevo detto l'altra volta, questo è un episodio speciale perché vogliamo fare il punto della situazione di tutti i 10 episodi precedenti per dare una classifica di queste porcate. L'ho voluto fare al 10° episodio perché non è stato facile per me trovare cosa valutare e cosa non valutare che tenesse conto di tanti fattori e che questi fattori in qualche modo non si escludevano l'uno con l'altro. E ora capirete bene cosa intendo dire. Prima di passare alla classifica di queste prime 10 porcate della federazione, saliamo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a vedere la porcata delle porcate fino a questo momento. Ho creato 6 criteri di valutazione e per ognuno di questi criteri ci sono 4 stellette. Il primo criterio di valutazione è la posizione di chi fa la porcata. Qual è la posizione che ricopre? Quindi si ottiene una stelletta se si tratta di un ufficiale della flotta stellare. Si ottiene un'altra stelletta se si tratta di un ufficiale di bandiera della flotta stellare, quindi un ammiraglio. Si ottiene un'altra stelletta se si tratta di un agente dei servizi segreti / sezione 31 e si ha un'altra stelletta se fa parte del governo della Federazione Unita dei Pianeti, quindi un politico. Il secondo criterio di valutazione è le perdite. Quanti sono morti? Si ottiene una stelletta se è morto almeno una persona. Si ottiene un'altra stelletta se sono morti almeno 10 persone. Si ottiene un'altra stelletta se sono morti almeno 100 persone. E si ottiene un'altra stelletta se sono morti più di 100 persone. Un altro criterio di valutazione è il tipo di perdite. Chi è morto? Quindi si ottiene una stelletta se è morto un soldato, chiunque questo sia. Si ottiene un'altra stelletta se si tratta di un civile. Si ottiene un'altra stelletta se muore un politico. Si ottiene un'altra stelletta se muore qualcun altro, tipo terroristi, che non ricade in nessuna di queste 3 categorie. Un altro criterio di valutazione, le ripercussioni di questa porcata. Quindi, si ottiene una stelletta se dura un episodio di una qualunque serie / stagione di Star Trek. Si ottiene un'altra stellina se dura una stagione intera. Si ottiene un'altra stellina se dura addirittura una serie intera. E si ottiene un'altra stellina se si ripercuote in più di una serie di Star Trek. Un altro criterio di valutazione è l'uso di armi. Se viene utilizzata un'arma, si guadagna una stelletta. Se le armi vengono utilizzate contro dei civili, si ottiene un'altra stelletta. Se si usano armi non convenzionali, ci si prende un'altra stelletta. E infine, se si usano armi di distruzione di massa, si ottiene un'altra stelletta. E ultimo criterio di valutazione è se la porcata viola delle leggi. Quindi si ottiene una stelletta se viene violato un principio della federazione o della flotta stellare, quindi non proprio una legge ma un principio. Invece si ottiene un'altra stelletta se anche viene violato una legge della federazione o della flotta stellare. Si ottiene una stelletta se viene violato un trattato interstellare. Si ottiene la quarta stelletta se viene violata qualche legge aliena intesa al di fuori della federazione. Detto ciò, andiamo a ripercorrere i nostri passi. Nel primo episodio abbiamo parlato dei Maquis. Andiamo a vedere velocemente cosa è successo. Maquis, senza troppi giri di parole, sono una organizzazione terroristica che indirizza il suo astio verso l'Unione Cardassiana. La federazione, che era in guerra con l'Unione Cardassiana, stipula un armistizio. Il terzo punto di questo trattato, entrambi i governi hanno fatto delle concessioni territoriali.
Ciò significa che alcuni dei sistemi solari sotto la federazione passano all'Unione Cardassiana e viceversa. E questo è il motivo per cui nascono i Maquis. Bisogna capire esattamente cosa è successo. I coloni di Dorvan 5 erano coloni che si erano stabiliti in un territorio di confine. Gli ordini dell'ammiraglio Nechayev erano molto diretti. A Picard gli era stato ordinato di sloggiare i coloni. Ed è questo il casino che si viene a creare, perché praticamente dei coloni della federazione che venivano continuamente molestati dai coloni cardassiani si sono riuniti e hanno formato i Maquis. Ovviamente io ho preso degli appunti, perché sono tante le porcate. Quindi, per quanto riguarda il primo criterio, la posizione, di sicuro nel trattato e per quanto riguarda tutte le scaramucce con i Maquis c'è sicuramente un ufficiale della flotta stellare, tipo Sisko. Per quanto riguarda invece la presenza di ufficiali di bandiera, beh, abbiamo visto che c'è l'ammiraglio Nechayev. Non siamo a conoscenza se sono stati coinvolti i membri dell'intelligence, tuttavia, anche se non è esplicitamente detto, sicuramente erano coinvolti i membri del governo, perché chi ha concordato il trattato con Cardassia sicuramente c'erano dei membri del governo della federazione, sicuro. Giù drone! Giù! No! Giù drone! Il numero di vittime. Beh, tra tutte le scaramucce, le battaglie, le guerre con i Maquis, di sicuro c'è stato almeno un morto. Di sicuro sono state almeno 10 morti, di sicuro sono state almeno 100 morti, di sicuro sono state più di 100. Visto poi come sono finiti i Maquis. Sono morti tutti. Non è colpa della federazione direttamente se sono morti, perché sono stati massacrati dal dominio. Però se la federazione magari all'inizio li trattava diversamente, non li trattava come dei terroristi rinnegati e della feccia della società, forse non avrebbero fatto quella fine. Il tipo di perdite? Beh, sicuramente sono morti dei soldati, i soldati della federazione o dei cardassiani. Sicuramente sono morti dei civili. Non si è certi se sono morti dei politici, tipo politici cardassiani del governo, non sono sicuro. Però di sicuro ci sono state anche altri tipi di perdite, tipo i Maquis stessi, i terroristi. La questione Maquis quanto dura? Di sicuro dura almeno un episodio. Di sicuro dura più di una stagione. Basta vedere Voyager. Tutte le stagioni. Di sicuro dura più di una serie. E purtroppo si ripercuote in molte serie di Star Trek, perché ce la ritroviamo in TNG, ce la ritroviamo in Voyager e ce la ritroviamo in Deep Space Nine. Per quanto riguarda l'uso di armi, di sicuro sono state utilizzate delle armi. Quindi l'uso di armi classiche va bene. È vero che sono state utilizzate anche delle armi non convenzionali, anche delle armi biologiche, ma queste le abbiamo affrontate in un altro episodio, quindi per adesso lasciamo perdere. Quindi qui abbiamo solamente una stelletta per quanto riguarda l'uso di armi classiche. Questi luri fotonici, fasi di scaricatore, eccetera. Violazione! Ci sono state delle violazioni. Tralasciamo il fatto che non è certo se siano stati violati dei principi della flotta stellare, come della legge della flotta stellare, perché alla fine i Maquis erano al di fuori dello spazio della federazione. Tuttavia, con la zona smilitarizzata e cose, ci sono state diverse violazioni del trattato tra la federazione e Cardassia, perché ogni tanto la Defiant andava nella zona smilitarizzata, e quindi una violazione del trattato, e quindi i trattati sono stati più o meno violati un paio di volte. E visto che alcuni mondi Maquis facevano di fatto parte dello spazio cardassiano, sicuramente violato delle leggi aliene. Detto ciò, per quanto riguarda il primo episodio, beh, abbiamo totalizzato 17 punti. Non male. Nel secondo episodio, che è un corollario del primo episodio, era quello che spiegava il titolo, diciamo, era un po' ironico, che diceva come contaminare un pianeta. Che andiamo a vedere velocemente cosa è successo. Sisko andrà alla ricerca di Michael Eddington. Aveva rubato dei replicatori industriali per darli ai Maquis. Durante l'inseguimento, Eddington è sfuggente. Ben Sisko ha una discussione con Jadzia Dax, in cui dice che Michael Eddington si crede l'eroe dei tempi moderni, un po' come Robin Hood, che sposa una causa superiore sacrificando tutto, anche se stesso se necessario. Ben Sisko, basandosi su un ragionamento fatto sul libro, arriva all'idea che deve costringere Michael Eddington a consegnarsi. Ben Sisko ordina al comandante Worf di preparare dei siluri al trilitio, manda un messaggio in tutte le frequenze in cui dice che si sarebbe recato al più vicino insediamento Maquis e avrebbe sparato quei siluri nell'atmosfera avvelenandolo. Ordina a Worf di sparare. Alla fine Eddington cede e si consegna.
e lo riporta a Deep Space Nine. Quindi, per quanto riguarda chi ha perpetrato questa porcata, si tratta solamente di un ufficiale della flotta stellare, Sisko, perché Sisko ha deciso di contaminare il pianeta dei Maquis. Morti non mi è chiaro se ci sono stati in questo episodio, morti tra civili, così, quindi tutta questa parte tra morti e tipo di morti la saltiamo. La durata di questa porcata, beh, dura un solo episodio. Vengono utilizzate delle armi e viene utilizzata anche un'arma non convenzionale. Ovviamente Sisko viola i principi della flotta stellare, che lo fa pure presente Eddington e anche qualche regolamento della flotta stellare. Non mi pare che viene violato qualche trattato o qualche legge aliena. Per questa puntata il totale è di 6. Ho visto che ha a che fare con i Maghi, sommate a quelle di prima, lasciamo perdere, non li sommiamo, trattiamoli indipendentemente. Nel terzo episodio era quello se il fine giustifica i mezzi. Andiamo a vedere velocemente cosa è successo. In questo episodio il capitano Sisko organizza un piano per portare in guerra i Romulani, poiché la Federazione sta per perdere la guerra contro il Dominio. La soluzione di Garak, è quella di creare un programma olografico in cui si dimostra ai Romulani che il Dominio sta pianificando un attacco contro Cardassia. Come consegnare questo artefatto ai Romulani? Garak dice a Sisko che il senatore Vrinak poteva essere persuaso a visitare Deep Space Nine. Il senatore Vrinak viene in totale segreto. Sisko lo fa venire, gli fa vedere la baroptolitrica. Il senatore Vrinak fa analizzare e in realtà scopre che è un falso. Il senatore parte con la baroptolitrica in mano e se ne va. L'astronave del senatore Vrinak esplode perché praticamente Garak aveva installato una bomba e quindi Vrinak è morto. Sisko impazzisce. Chi ha perpetrato questa porcata? Di sicuro abbiamo un ufficiale della flotta stellare, Sisko. Abbiamo anche qualche ufficiale di bandiera, visto che Sisko aveva chiesto l'approvazione. Sicuramente uno è morto, ma anche più di uno sono morti. Non arriviamo a 10, ma più di uno è morto, perché è morto il senatore, è morto il tizio che faceva il programma. Quindi due stellette qua ce le becchiamo. Sicuramente dei soldati, perché il senatore era accompagnato dalla sua sicurezza. Quindi è morto un politico, il senatore, abbiamo detto. Ed è morto anche qualcun altro, perché il tizio che faceva programma non lo consideriamo un civile, perché era parte integrante del piano. Questa porcata dura almeno una puntata, ma poiché Pero Stellare Romulano entra in guerra col Dominio, si estende in più di una stagione, quindi un'altra stelletta. Vengono utilizzate delle armi convenzionali. Alla fine Garak ha messo una bomba. Sono stati violati i principi della Federazione? Beh, creare un trucco per far entrare in guerra Romulani, penso di sì. Sono state violate delle leggi della Federazione? Beh, ammazzare un senatore in uno spazio federale credo che sia quanto illegale. Sono stati violati dei trattati? Quello con l'impero stellare Romulano. Dubito che il trattato di Algeron prevedeva che la Federazione potesse ammazzare tranquillamente i membri del Senato, no. E per questo è stata violata anche una legge aliena. Anche se poi l'impero stellare Romulano non ha mai trovato le prove della colpevolezza di Sisko. Anche perché poi Sisko ha cancellato alla fine anche il suo diario personale. Per quanto riguarda questo terzo episodio, siamo a 14, che non è poco. Per quanto riguarda il quarto episodio, Silent Enemy Legends Inter Arma. Oh, andiamo a vedere cosa è successo in questo episodio. In questo episodio c'è questo convegno su Romulus. Julian Bashir viene approcciato da Sloan, membro della sezione 31. The Sloan dice a Bashir che deve eseguire una missione. Fare una sorta di diagnosi a Koval, comandante della Tal Shiar. Perché Koval si pensava che fosse affetto della sindrome di Tuvan. Julian Bashir fa la sua presentazione. Dopo la sua presentazione, Sloan gli va a parlare e gli dice se ha scoperto qualcosa. Julian Bashir dice che aveva le palpebre asimmetriche, che potevano essere causate da questa malattia. Sloan gli fa: esiste un modo per accelerarla? E Bashir dice: io non ho capito la sua domanda. Bashir fa rapporto all'ammiraglio Rosso. Poco dopo, l'ammiraglio Rosso esce di scena perché gli è venuto un aneurisma. Va a chiedere aiuto alla senatrice Kreetak, in cui le dice: c'è un complotto per uccidere Koval. Julian Bashir va a parlare con l'ammiraglio Rosso, che già si era ripreso. Hanno una discussione in cui Julian Bashir capisce tutto, che anche l'ammiraglio Rosso era coinvolto in questa storia. Madonna, che casino. Allora, di sicuro è stato coinvolto un ufficiale della flotta stellare. Di sicuro un ufficiale di bandiera della flotta stellare. Di sicuro un membro dell'intelligence. C'è stato almeno un morto.
Beh, molti direbbero no, perché Sloane si è salvato. Però fanno intuire che Krytak poteva essere condannata a morte. Siccome non si è saputo più niente, la consideriamo come morte. Fino a prova contraria. È morto un politico. La stelletta qua per questo tipo di perdita è durato un solo episodio. Sicuramente sono stati violati i principi della flotta stellare. Insomma, non si fanno queste cose. Qualche regolamento della flotta stellare sicuramente è stato violato. Anche qualche legge aliena è stata violata, perché infatti Krytak ha avuto accesso ai dossier riservati, violando la legge, per questo che è stata condannata, forse molto probabilmente a morte. Per quanto riguarda questo quarto episodio, abbiamo un totale di 9. Passiamo adesso al quinto episodio, sabotaggio. Andiamo a vedere velocemente cosa è successo. Quindi in questo episodio vediamo che alcuni ufficiali di bandiera della flotta stellare cospirano contro la federazione. Il blackout che era successo sulla Terra non era dovuto a un atto di sabotaggio del dominio, ma era dovuto a un atto di sabotaggio interno della flotta stellare. Quindi Layton e qualcun altro aveva ingaggiato la squadra rossa per andare a Lisbona e far saltare tutta la rete di distribuzione elettrica della Terra. Perché ha fatto questo? Perché così lui poteva andare da Giarescinio e chiedere l'attuazione della legge marziale. Di sicuro erano coinvolti un ufficiale della flotta stellare, Bentin per esempio. Di sicuro erano coinvolti almeno 2 ammiragli. Non è certo se era coinvolto qualcuno dell'intelligence, di sicuro possiamo dire che membri del governo non erano coinvolti, visto che anzi l'ammiraglio Layton voleva prendere possesso del governo. Minimo un morto a bordo dell'astronave comandata da Bentin, ma anche 10 morti ci siamo arrivati. Meno di 100, ma più di 10 sicuro. Sono morti dei soldati, dei ufficiali, sottufficiali della flotta stellare. Non mi pare che civili siano morti, che politici siano morti o altri tipi di perdite. È durato almeno un episodio. Beh, in realtà erano 2 gli episodi, cioè un episodio diviso in 2 parti, però non si è protratto più di tanto, quindi una stelletta. Sono state utilizzate delle armi e posso mettere a spunto anche sull'uso delle armi non convenzionali. Disattivare la griglia di energia della Terra, diciamo, non è un'arma convenzionale. Ovviamente sono stati violati principi e leggi della flotta stellare. Per questa quinta puntata, il totale raccolto è di 10 punti. Nell'episodio 6 abbiamo parlato di genocidi, andiamo a vedere cosa è successo. Bashir scopre che Odo è malato e Bashir, utilizzando il campione di Odo che aveva e facendo una simulazione a computer, riesce a risalire al periodo più o meno quando Odo è stato infettato, perché loro inizialmente pensavano che Odo fu infettato quando lui si è unito alla femmina mutaforme, quando Deep Space Nine era stata conquistata per un breve periodo della stessa stagione dal dominio. In realtà lui con questa simulazione lui capisce che in realtà lui si era beccato l'infezione molto prima, esattamente 3 anni fa. È successo quando Sisko e Odo vanno sulla Terra, nel periodo in cui quell'ammiraglio che voleva fare il colpo di stato. Brian dice, beh, se la sezione 31 ha di nascosto infettato Odo quando lui se n'è andato sulla Terra, sicuramente la sezione 31 avrà un antidoto. Ed entrano nella testa di Sloane. La trovano sta cura? Radonina, lidestolinina, asporanina e adenina. Beh, sono stati coinvolti sicuramente ufficiali della flotta stellare, anche ufficiali di bandiera, sicuramente membri dell'intelligence. Non abbiamo la certezza che anche i membri del governo erano coinvolti, quindi lasciamo perdere. Numero di vittime. Beh, questa malattia, quante vittime ha fatto nel grande legame? Non è sicuro. Però Wei Yun ha detto Odo che il suo popolo stava morendo. In quanti? Non lo so. Quantifico io in almeno 100. Quindi qui abbiamo 3 stellette. Anche secondo me abbiamo più di 100, perché se noi vediamo cosa sta succedendo in questo video col coronavirus. Lei sa cosa sono 2-3 centimetri? No, sta scherzando! Quante migliaia di morti ci sono stati? È logico presumere che anche qua fosse 4 stellette le dovrei mettere. Perché se la malattia non avesse fatto più di 100 morti, allora perché stavano preoccupando? I fondatori non sono considerati dei soldati, però sono considerati dei politici. Sono considerati dei civili e visto che sono comportati anche da terroristi, vedi cosa è successo ad Anversa, metterei anche la stella su altro. Quindi qua abbiamo 3 punti. Questa cosa si è prodotta sicuramente per un episodio e sicuramente più di una stagione. Non per una serie intera, perché alla fine si tratta delle ultime 3-4 stagioni circa di Deep Space Nine, quindi 2 stellette qui sono più che sufficienti. Per questa porcata non sono state utilizzate delle armi classiche, ma è stata utilizzata un'arma non convenzionale di tipo biologica, un virus. Sicuramente chi ha creato questo virus ha certamente violato delle leggi della flotta stellare,
come anche dei principi. Trattati non ce n'erano, col dominio, figurati. Per questa porcata abbiamo passato la sufficienza con 16 punti. Adesso passiamo alle porcate inerenti a TNG. Nell'episodio 7 abbiamo parlato della violazione di accordi interstellari. Andiamo a vedere cosa è successo. L'Enterprise si deve incontrare con la Crazy Horse. Prendono a bordo l'ammiraglio Pressman. Fanno una riunione. L'ammiraglio Pressman dice che vuole recuperare la Pegasus. La Pegasus era un prototipo, motore sperimentale, nuovi sistemi di difesa. Ma la Pegasus si pensava che fosse andata distrutta. La Federazione ha un informatore nel comando romulano che ha riferito che i romulani sono entrati in possesso di un frammento della Pegasus nel sistema di Devolin. E allora la Pegasus potrebbe essere ancora là. Si recano al sistema di Devolin. A un certo punto trovano tracce del motore di curvatura della Pegasus dentro un asteroide. L'Enterprise entra dentro, ma si scopre che i romulani avevano chiuso l'imboccatura dell'asteroide. Riker dice a Picard: guarda Pressman, c'ha un cosino che ci potrebbe aiutare. Un dispositivo di occultamento. Non è un normale dispositivo di occultamento. Altra la materia, cosicché un'astronave può passare attraverso la materia. Ma questa cosa è illegale. Erano coinvolti ufficiali della flotta stellare? Certo. Riker era coinvolto fino al collo, come un ufficiale di bandiera. Sicuramente c'erano membri dell'intelligence, perché l'ammiraglio rispondeva direttamente al capo dei servizi segreti della flotta stellare. Ci sono stati morti? Certo, ci sono stati morti. Non sappiamo in quanti siano morti effettivamente, però andando a spulciare i dati della USS Pegasus, che è un'astronave di classe Obeth, diciamo che i componenti dell'equipaggio sono circa 80. 5 sono scappati, 5, 6, diciamo 74, 75 persone, quindi diciamo qui due stellette ce le becchiamo in pieno. Erano morti dei soldati. È una cosa che è durata, beh, due episodi, sia quello di TNG che quello di Enterprise, vabbè, no, non più di tanto. Alla fine il sistema di occultamento non era un'arma di per sé, quindi nessun uso di armi particolari. Di sicuro sono stati violati i principi della flotta stellare, legge della flotta stellare e trattati interstellari. È il titolo dell'episodio, quindi qui ci siamo a tre stellette. Questa porcata, nonostante che sia piuttosto grave, ha totalizzato 10 punti, neanche la sufficienza. Nell'episodio Cavallo di Troia andiamo a vedere cosa è successo. Data capta una trasmissione, ci vanno per capire che cos'è. E cosa trovano? Trovano dei Borg. Ne trovano uno in gravissime condizioni. Viene soccorso dalla dottoressa Crusher. Picard chiede alla Forge se ne sa abbastanza del sistema di programmazione Borg, così che da poter scrivere un programma che riesca a distruggere tutta la collettività. Alla fine non hanno installato il loro programma Tug, porta con sé comunque le memorie di quando è diventato un individuo. Di sicuro era coinvolto Picard, quindi un ufficiale della flotta stellare. Non ci sono stati morti alla fine, nessuno è morto dei Borg, nessuno. Però sulle ripercussioni qui abbiamo fatto il colpo grosso. Quattro stellette. Perché, punto uno, dura, è vero che dura un episodio. Dura addirittura più di una stagione. È vero che poi scompaiono, cioè non si vedono più, però poi ricompaiono alla fine della stessa stagione con l'episodio di ritorno dei Borg. Quindi, insomma, almeno una stagione è passata. Nonostante non duri una serie intera, tuttavia, spoiler alert! Quello che è successo in questo episodio ha delle ripercussioni in un'altra serie di Star Trek. In Star Trek Picard, Tug si vede. In questo episodio non sono state utilizzate delle armi classiche, però, diciamo, sono state utilizzate delle armi non convenzionali, che per quanto riguarda i Borg, l'arma che loro volevano utilizzare era considerata il corrispettivo di un'arma biologica. Non è un virus biologico, ma una sorta di virus per computer. Non era un'arma di distruzione di massa, quindi avrebbe distrutto tutti, ma non nell'immediato, perché Picard dice quanto tempo la collettività avrebbe impegnato per processare questa informazione. Data e la Forge rispondono un paio di mesi, quindi non era boom. Certo, avrebbe coinvolto tutti alla fine. Sicuramente sono stati violati dei principi della flotta stellare. Alla fine non credo che siano stati violati delle leggi, perché alla fine non l'hanno utilizzato. Questa porcata in fondo ha totalizzato 8 punti, neanche tantissimi. Nell'episodio 9 abbiamo parlato di iniziativa personale, andiamo a vedere cosa è successo. Enterprise si trova vicino al confine cardassiano e stanno attendendo delle astronavi cardassiane. Infatti, quando queste arrivano, sparano contro. E Picard si trova davanti Gulma Center. E Picard dice: ma perché ci stai attaccando? C'è un trattato. Quello dice: guarda, il tizio della federazione che ha distrutto il nostro avamposto scientifico qualche giorno fa se ne stava fregando del trattato. Picard infatti parla con
l'ammiraglio Hayden, che gli conferma tutto. La Phoenix, al comando del capitano Benjamin Maxwell, ha varcato il confine e ha intrapreso questa operazione militare senza l'approvazione di nessuno. Alla fine riescono a intercettare la Phoenix. Ben Maxwell sale a bordo, va nella sala tattica di Picard. Ben spiega che i cardassiani si stanno rifornendo. Il trattato è solamente una tregua di facciata, cosicché i cardassiani si possono riorganizzare. Alla fine ritornano in territorio federale, ma prima Picard ha un ultimo meeting con Galmasen, in cui gli dice che in fondo Ben Maxwell forse tutti i torti non aveva. Beh, di sicuro era coinvolto un ufficiale della flotta stellare. Il numero di morti, qui facciamo 4 stellette, perché quando Maxwell ha distrutto sia l'incrociatore che la nave di trasporto cardassiani, se non ricordo male c'erano circa 600 vittime. Quindi qua 4 stellette. Del tipo di perdita sicuramente abbiamo dei soldati. E io metterei altri, perché non erano sicuri se quelli erano dei civili o dei soldati, non si è capito. Quindi sicuramente sono morti dei soldati sicuri e altro. Poi ci abbiamo, quanto è durato? Beh, è durato un solo episodio alla fine. Sono state utilizzate le armi convenzionali, è solo queste. Sono stati violati i principi della flotta stellare? Sì. Sono state violate le leggi della flotta stellare? Sì. Sono stati violati i trattati interstellari? Sì. Sono state violate le leggi alieni? Beh, uno che sconfina nel mio spazio è normale che stia violando la mia legge. Questo episodio raggiunge la sufficienza, 13 punti. L'ultimo episodio di cui abbiamo parlato è il razzismo. Andiamo a vedere cosa è successo. Riker e Troy stanno facendo un interrogatorio a un Klingon, Gidan. Perché lo stanno interrogando? C'è stato un incidente nella sala macchine, cioè la camera di Lidio è scoppiata. In supporto alle indagini viene richiamata l'ammiraglio Nora Satir. Fanno un nuovo interrogatorio a Gidan. A questo punto Gidan vuole il sacco e ammette di essere colpevole di aver trafugato quelle informazioni. Adesso c'è da capire se Gidan è colpevole nel sabotaggio del nucleo a curvatura. A questo punto le indagini si focalizzano su questo Simon Tarsis. Nel frattempo che le indagini su Tarsis proseguono, date la forza hanno fatto delle indagini, praticamente salta fuori, torno all'involucro della camera di Delirio, trovano delle microfratture. Data suggerisce che praticamente durante l'ultima revisione dell'astronave hanno sostituito questo involucro con uno difettoso. Però l'ammiraglio Satine non si convince, perché dice no, Gidan non è potuto fare tutto questo da solo. Secondo me Tarsis è coinvolto. E si incapicchia. Non era coinvolto nessun ufficiale della flotta stellare, ma era coinvolto solamente un ammiraglio, anche se nell'invenzione era ritornato in servizio, quindi era sempre un ammiraglio, quindi è coinvolta lei. Alla fine in questo episodio non è morto nessuno. È durato un solo episodio, quindi una stellina qui ci va. Alla fine non sono state utilizzate delle armi, o meglio, la federazione ha subito dei danni, ma l'Enterprise non ha sparato neanche un colpo in questo episodio. Alla fine sono state violate solamente dei principi della flotta stellare. Anche se in questo episodio trattavo un argomento a me caro, cioè l'argomento del razzismo, che ci affligge ancora tutt'oggi, non capisco perché le persone in base al loro colore di pelle dovrebbero essere discriminate, in base alla mia classifica ottiene solamente 3 punti. Molto bene. E quindi abbiamo al primo posto episodio 1. Al secondo posto abbiamo l'episodio 6. Al terzo posto ci abbiamo l'episodio 3. Poi abbiamo l'episodio 9. Poi abbiamo al quinto posto pari merito episodio 5 e 7. Al settimo posto ci abbiamo il quarto episodio, Sinde Melum Legis Inter Arma. All'ottavo posto ci abbiamo il cavallo di Troia. Al nono posto ci abbiamo con 6 punti come contaminare un pianeta. E all'ultimo posto abbiamo quello del razzismo. Da questo momento in poi concluderò ogni episodio delle porcate della federazione utilizzando questa classifica e la aggiorneremo. Quindi restate sintonizzati, iscrivetevi al canale, visitate il sito www.bordelanitalia.com e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!